Ci troviamo sul passo Croce Domini. L'obiettivo è quello di fare una foto alla Via Lattea, perché oggi non dovrebbe esserci la luna, quindi è perfetto. Abbiamo trovato uno spot interessante su Street View, ma ora che non c'è più campo non riusciamo a confrontarlo con quello che è il paesaggio reale. Non lo troviamo più. Ci siamo fermati qui. Il paesaggio è comunque molto carino, ma non è quello che avevo visto su Google. Quindi scattiamo un attimo, ma poi dobbiamo cercare quel posto. Le nuvole non sono proprio quelle da Via Lattea. Messi benissimo, nuvola super bella, altra nuvola super bella, e qui c'è la montagna, che magari schiariamo, eccola. Si stanno un attimo colorando, chissà chi lo farà per prima, anche questa è bella. Allora, è stato assurdo, le nuvole si sono tinte praticamente ovunque, lì la montagna si è colorata, là c'era il tramonto, qua dietro queste nuvole si sono tinte di un rosa fuori di testa, ed è una di quelle classiche situazioni in cui non si sa dove scattare. Ho cambiato 1000 lenti, ho cambiato 1000 inquadrature, non si dovrebbe fare così, però sono convinto che qualcosa sia uscito. Mi rendo conto che nel tentativo di portare le clip, portare le foto, fare i timelapse, non mi rimane più tempo, non riesco più a ragionare in maniera lucida, calma e razionale, e quindi rischio di fare casini. La prossima volta sarebbe comodo magari avere una macchina secondaria, anche molto scarsa, da piazzare lì, così si fa il suo timelapse, si fa il suo video e via dicendo. Sarebbe comodo anche essere in più di una persona. Però sono veramente contento, è stato pazzesco. This is your life. Does everything look alright? We can begin at the top. Am I waking you up? Look up, feeling. Adesso siamo in Blue Hour, stiamo facendo ancora un po' di foto perché le nuvole rimangono molto belle. Il colore se n'è un po' andato tranne dove tramontava il sole, e il cielo si è liberato, quindi potrebbero spuntare le stelle, spero proprio di sì. Circa mezzanotte e finalmente stiamo scattando alla Via Lattea, o quello che pare essere la Via Lattea, perché all'inizio non riuscivamo a trovarla. C'erano solo un sacco di stelle molto belle, però la Via Lattea non si faceva vedere. Ci siamo poi riportati allo spot iniziale e qui qualcosina si vede. Gli scatti mi piacciono, io sto provando a fare anche un timelapse che dopo vi faccio vedere. Solo JPEG, quindi se sarà stupendo rimpiangerò di non averlo fatto in RAW probabilmente, però spero che esca, dai.